Ragazzi, io vendo il 38 e sono con degli amici e siamo alla nuova modalità di battaglia. L'hardware, cioè per non far lavorare l'hardware a casa. Che sta succedendo, raga? Niente. Stiamo aspettando. Chi è che ha problemi di connessione? Gigaboy, don't know. Il Grizzly di non si sa quale problema ignoto. No, ma infatti, ma questo programma mi ha sempre funzionato a me, solo mo non mi... Mo che ho ristallato Win, ma me lo fece pure... Comunque qua dicono che sono ritornati per la seconda volta a Geonosis, quindi. Però mi dà fastidio che sono della fase 2 i cloni. A Grievous non gli piacerà. Cosa? Che sono della fase 2 i cloni bianchi. Beh, li puoi scegliere. No. Ah no, quelli bianchi normali? Gli NPC devono almeno essere bianchi, capito? Ma questa no, è giusto che siano in fase 2, eh? Sì, perché infatti quando dico che sono ritornati, tecnicamente è corretto. Questa è fase 2, cioè noi cronologicamente siamo in fase 2. Sì, infatti. No, infatti ho detto peccato che gli darà molto fastidio al mio nostro amico Grievous. Sta cosa. Lo fa rosica tantissimo. È che lui gli piace la Cristina. Sì. Vabbè, sceglie l'Arc Trooper, che ha la crescita. La crescita? Ma l'Arc Trooper spesso e volentieri ha il casco di fase 1. Vabbè, ma lui tra fase 1 e fase... Sai che lui ha la fase 1 come elmo, però chi se ne frega. Ma in realtà anche a me piace molto l'elmo di fase 1. Però solo che qua c'è molta più distinzione tra le varie leggi. No, questo sì. Però devo dire una cosa. I disegni che fanno sopra. Guarda, a me piace tanto tra fase 1 e fase 2, indifferente per me, perché sono belli entrambi. L'unica cosa che mi dispiace è che i cloni bianchi tu non puoi scegliere a differenza tra fase 1 e fase 2. Quella è, ad esempio, l'unica cosa che infatti mi dispiace. Se ci pensi. Ma raga, ma questi sono ritardati, eh. Sì, sì. Ah, però io, sapete che io non avevo capito una cosa, che il 50 sopra da noi e invece sono i numeri delle kill. Io penso che era punteggio del tipo abbiamo conquistato 50 volte, o almeno era per 5 ogni conquista. Cos'è che sono i numeri di cosa? Sopra, vedete che c'è 250, 350, quelli sono le kill. Io ero sicuro che era il punteggio. Io ne ho appena fatte 4, non è possibile. Sì. Cioè io praticamente subito ne ho fatte 4, quindi non è possibile che sento kill. No, sono kill. Perché ma allora sono tipo vanno a decine, cioè le oddio conto. Ma fa malissimo quel coso. Cosa? No, non forse che hai? Sì, fa malissimo. Però l'arma ha un enorme drop off, cioè se spari da lontano fai poco danno. E quindi allora? Ma dai, è fatto apposta per essere usato molto da vicino quel coso. Allora, qualcuno spiega effettivamente la modalità di gioco, che è abbastanza particolare. E all'inizio è una conquista, proprio classica. E poi dopo no. Diventa... Dopo dobbiamo... cerchiamo di... Poi diventa una fase ad obiettivi dove devi cosare il coso. Dove devi? Cosare il coso. Che vuol dire cosare? Che anche ti devo spiegare l'italiano. Lo sai che cosare in italiano non esiste? Ma tu non esisti. No, davvero, cosare in italiano non esiste. Lo so che non esiste, grazie al cazzo. È come dire alberare, o tavolare, o gattare. Ok, giù. È come dire petaloso. Bisogna di fare il classico per sapere le cose. Boom! Madonna, dai, vediamo Tomcat come usa. Ho appena fatto saltare per aria un carro. Prendo il culo. Però l'Arc Trooper che spara con due. Ah, siamo due, ok, ottimo. Dai, siamo due Arc Troopers. Tre Arc Troopers. Let's go, brother. Ma fa male la granata shock. Sì, ti fa un danno da paura. Però io ho problemi. Ah, mi ha pestato. È difficilissimo sparare con entrambe le dita. Ma no, questo vabbè, devi fare così, guarda. Sì, ma con il controller è molto più facile. Perché ti hai premuto direttamente due tasti, grazie al cavolo. Uno mi ha ucciso a spadate. No, ma comunque. Cioè, qua spari spastico con. No, vabbè, c'è Maul, ragazzi, c'è Maul, io me ne vado. Voi non avete capito nulla, ciao. Ma poi hai visto che hanno buffato tutti gli eroi.
Sì, però Anakin è comunque una rottura di scatole in generale. Cioè, l'hanno rinerfata, è la terza volta che lo rinerfano. Anakin? Sì, la terza volta, nell'aggiornamento l'hanno rinerfato. Però fa ridere perché è comunque pericoloso. Sì, l'ho usato prima e non mi sembra nerfato. E quello è il problema. Cioè, era talmente potente inizialmente che, mamma mia, che sto stanno nerfando, è inutile. Quando cacchio era potente allora quando è uscito, scusatemi. E come l'ufficiale? Vabbè, l'ufficiale è pericoloso anche non nerfato. Sì. Cioè, c'è tutto ogni. C'ha la torretta, c'ha lo scudo, c'ha le cose, ricariche, mica ricariche. Tutti in amicizia, proprio. Attenzione al droide comando. Comunque hanno fatto bene, comunque infine decide di mettere il super l'Arc Trooper e non il clone comando. Mi dispiace che non l'hanno messo, però la scelta è pure razionale. È difficilissimo. Madonna mia, non ci riesco. A cosa? A sparare con... No, io mi trovo benissimo. Devi essere spastico. Qual è? Schizofrenico, Parkinson, violento. Arco dietro? Poco ti sto sparando, cecchino. Bam! C'ha il tracciamento. Sì. Non mi si muove più. Io mi vedo. Tutte e due fermi, però. Dove siete? Ah, ecco, okay. Là in fondo, okay. Ha un po' il tracciamento come il colpo di... Attenzione, come il colpo di lei. Scappa. Mi si è chiuso il gioco a me, raga. A me fa ridere. L'hanno sistemato questo veicolo di merda. Mo lo puoi usare normale. Interrotto. Ma perché? E vedo pure uno senza pilota. A te è crashato proprio, Green. Chi è che è crashato? A me prima è crashato, ma adesso è tornato. Ma perché vedo un veicolo nemico senza un pilota? Cioè, spiegatemelo, perché vedo Come si chiama? Il veicolo, lo speeder dei droidi. Perché vedo senza pilota? E si muove da solo. Giovane, non ho ancora visto niente. Avevo fame. Sì. Sì. Mucho questo nuovo aggiornamento. Comunque secondo me le carte non ce l'ha ancora l'Arc Trooper, secondo me, a mio avviso. Ma sai perché dico questo? Perché se avete notato, l'Arc Trooper e il clone il droide comando non hanno gli stessi livelli. Se li fai salire separatamente. Anche a me non le fa. Non me le sblocca le carte. Secondo me perché ci. Perché mi sono spottato con questo imbecille che siamo finiti qua? Spiega. Ah, ok. Dicevo. Secondo me fanno due carte differenti, quindi fanno come Obi-Wan Kenobi, come gli eroi. Che anche a livello 2 però non ti danno subito le carte. Te le danno quando hai 2-3 punti. Oh cavolo, ma dobbiamo distruggere. Che poi gli avversari, i nostri compagni sparano al veicolo. Non dobbiamo sparare al veicolo, imbecilli. Dobbiamo sparare agli avversari che arrivano al veicolo. Sono imbecilli proprio alcuni. Poi ci sono gli NPC che non fanno un cacchio. Ecco qua. Un coda perenne. Ne iniziamo. Che è successo? Ma se... No, venite, aspettami, ci mettetevi in coda. No. Ma tanto qualcuno uscirà sicuramente al cambio di Dooku col pigiama. È bellissimo dopo col pigiama. Ma mi dice che siete al menu, mi invitate al gruppo. Quindi che hanno messo dopo col pigiama pure? Sì.
pigiama elegante. Oh raga, io non riesco a... Sì, è una figata. È stupendo. Te trovi di mezzo alla battaglia col pigiama. Signore dei Sith, capito? E Anakin? No, Anakin è su una skin, credo che lo aspetteremo il mese prossimo per una skin nuova. Che secondo me la farà, ma non considera il droide comando che ci sta sparando, no? Non per qualcosa, però. Cioè, ci stava sparando là sopra. Ma io non capisco, se di entrambi si è bloccato il gioco. No, non è che... Oddio, che è morto. No, non è bloccato il gioco, devi aspettare un po' perché da qualche problema. No, ho detto che prima... Cioè, a me è tornato al menu e a Grizzly è crashato proprio. No, non l'ho, poi l'ho chiuso io perché volevo sistemare un attimo una cosa, l'avevo sistemato. Ah. Però era tornato al menu. Ah, ok, però se c'è tornato al menu in due così non è un problema nostro. Comunque l'arc è simpatico, dai, alla fine è simpatico. Avevo paura che era un... No, non mi piace, non riesco a sparare. Droide, droide lì sotto, guardate, lì, lì, proprio lì. No, sto entrando. Io sono scalato a primo. Non disperare. Non ti disperare. No, quello sì. Disperati, però non disperare. Bello, Obi-Wan. Disperati! No. Andiamo a vedere la luce e abbandonare i tuoi occhi. Comunque non è che non è facile, è fastidioso. Dark Trooper ha solo un problema, come la mira. La mira non... E per sparare devi diventare schizofrenico. Sì, esatto, cioè devi... Ma io da qua ci posso sparare. È sì, molto accorturaggio. No, perché tu devi metterti in un lato a sparare ed è bruttissimo perché non ti trovi come angolazione quando spari. Perché la seconda pistola... Ok, sto entrando. Raga, ma qua c'è la posizione da cecchino definitiva. Sì. Dove, caro? Dove sono io? Oh, però calmati, Dio cane, mamma mia, è un continuo. Dio calmo. Dio cancro. Comunque la B la stanno per conquistare, eh? Cioè, tutte le finestre non sono finestre, sono buchi. Una finestra per essere intesa tale ha bisogno del vetro. Infatti quella non è una finestra. Quella è sporgenza, credo. Sono 7 unità. E siamo messi molto male. Perché vedo uno boh, messo male. Ok, 27 unità, ancora A e B ancora a disposizione. Beh. Comunque stasera credo che saremo un sacco se giochiamo. A mio avviso, io purtroppo per fortuna, purtroppo per fortuna perché sei gay, ti ammettilo. Droide comando, questo ce l'ha già al 12. Sono stato svegliato stamattina alle 7. Comunque aspetta l'aggiornamento. Ma dove siamo? Da qualche parte. Geonosis, solo dove sto? Sei sopra Geonosis. Tecnicamente sì, sei sopra. Dovresti difendere il nostro amato nave da guerra, e non sappiamo neanche come è strutturata sta nave da guerra, però però va bene. E loro da dove arrivano? Boh, è bella domanda. Arrivano dalle dall'hangar arrivano, però sta laggando. Io lui tutti quanti credo, pure io inizio a laggare un po'. E tu dall'inizio ti sento laggare a me? Sì. Gli altri sento perfetto. E ogni tanto qualche calo di connessione. Cioè riesco a giocare, però ogni tanto qualche calo mi arriva.
non sto capendo. Sono due unità. Li eliminiamo e ritorniamo giù. Ti ho visto morire male. Non è proprio capace di passare di dietro quando uno spara. No, ci sta per conquistare una rossa. Aia. Abbiamo soltanto la. Sì, ma abbiamo vinto adesso. Teoria no. Ragazzi, ma come fa? Ma che è? Un ninja! No, si torna giù. Un ninja. In pratica, nella sala dei reattori c'è una specie di spazio tipo finestra stretta, lunga, che vedi attraverso e non ci puoi passare. Però puoi spararci attraverso. Se ti metti in prima persona e spari a un punto che vedi dall'altra parte, la pistola mira dritta e spara dritta. Se invece togli dalla prima persona e ti metti in terza persona, se spari in un punto, spara che ce l'hai a destra o a sinistra. Cosa? È come, cioè, tu in pratica punti che so davanti a te. Ma e il colpo invece perso con cosa? Con un soldato, con un qualsiasi soldato. Io sto usando l'ufficiale. Ok. Punti in alto a destra. Sul muro attraverso cosa? Con l'arma. No, aspetta, non ti sei sentito per un pezzo. Allora, con l'ufficiale. Ma okay. Maestra OP, rilevamento dell'arca. Ah, sì, con l'ufficiale nella quando sei sulla. Madonna mia, sembra Battlefield adesso. Sì, qua è Battlefield. Cioè, ho l'impressione di star giocando. Se ti metti in prima persona dici che cazzo è Battlefield. Ma vedo anche io la grafica migliore. O sbaglio? Sì, l'hanno aggiornato anche con qualche texture in più. Ho visto, hanno qualche. Però non mi sono messo a guardare. Ma i caccia? Non si può combattere con i caccia? No. No, quello lo faranno con la prossima dopo. Modalità. Se lo metteranno. Cioè, praticamente sarà questa roba qua, ma nello spazio. Esatto. Però non è con questa galattica. Madonna, ma quanti sono lì? Non è con questi basi. Dovrai soltanto entrare nelle navi e distruggere tutto l'interno. Vuoi capture the command post? Esatto. Cioè, arriva. Bellissimo sentire. Vuoi lasciare controllare la command post? È troppo bello. Hanno fatto le stesse battute. Vabbè, ma ci stava pure, perché quello è conquistare. Non so se il doppiatore è proprio lo stesso, però è quasi uguale. Vabbè, in teoria no, la frase è la stessa. Cambia no, la frase è la stessa. Il doppiatore, mi chiedo se è proprio lo stesso, però ci sono due cari, ci si avvicina tantissimo. Io non ho il coraggio di sentirlo in italiano con i coloni. No, in italiano questo gioco non va giocato. No, infatti, no, con i coloni assolutamente sentire. Questo gioco orribile in italiano. No, ma in inglese è bellissimo perché è la voce di quello dei coloni, quindi è bellissimo che dice oh, come on the command post. Droid con questo da con cioè dico tutta quella cosa con quell'accento. Il problema è in italiano. I droidi hanno conquistato il posto di comando. Mentre lo sta dicendo già. LOL. Già sto conquistato. Abbiamo perso un posto di comando, uffa. Esatto, uffo, mi annoio. Odio la mia esistenza, la mia vita. Beh, voglio giocare con quei droid. Quel droid l'ho visto male. L'ho visto male. Quell'altro c'ha la vibrolama. Che praticamente è il suo corpo a corpo e si ricarica velocissimo. Eh sì, perché fai tre attacchi, con la squadra. Fai tre attacchi e si ricarica tipo in due secondi. Sì, perché praticamente è come una seconda arma. Non è un'arma, non è un'abilità, è una seconda arma proprio. Qua cacchio che kill, vabbè, era un NPC. Ma. Cioè, quindi la modalità questa è sto campo di battaglia e poi sulla nave. Sì. E basta. Ma ci sono degli NPC? Sì. Noi siamo 20 giocatori più 13 NPC. Ho appena ucciso R1PS. Sì, sono NPC di supporto sia della Repubblica sia per i droni. Perché c'hanno la fissa di mettere gli NPC in sto gioco? Per rendere la battaglia più epica. Ma così metti più gente. Fai server più grandi.
No, no, hanno, in realtà hanno deciso di metterli per aumentare il numero nei giocatori, ma secondo me anche perché li metto solo come difesa, cioè li metto solo come posizione di difesa, mentre gli altri giocatori vanno all'attacco. Se no sono... No. Sono le basi sono spoglie. Beh, quindi si conquisterebbe sempre ogni volta. Quindi mettono i droidi o i coloni NPC. Ti per... Quattro persone a... Oh. Non ho cosa invece con... Stanno prendendo... Che cos'è no. quello? La... Ci sono... Ma sto lagando io o nella loro base, ragazzi, eh. Abbiamo fatto 38 kill, la voglia fa... Madonna, la hat, attenzione. Hanno cambiato il colore dei veicoli. Non so se anche in assalto sono stati modificati, Si deve verificare. E si deve verificare se a Geonosis, appunto, o Kashyyyk ci sono i nuovi, le nuove classi. Ma proviamo un po' Stark. Aspetta, esertati prima a sparare. Oh, non si riesce a prendere. Si stanno leggermente rompendo le scatole per due missioni, dai. Ma io dovevano mettere i cloni con lo scudo. In che punto sei, Tom? Sono vicino a D. Ok, arrivo a farti supporto con lui. Sono proprio su D e non penso che ci rimarrò molto. Io sono detto a Riccardo, quindi vi do il supporto da ufficiale. Ah, ne arrivano mille, ne arrivano mille. Beh, ma siamo già a 44 ormai. 45, quasi a 5 ci mancano e andiamo nella fase avversaria. Quindi è bello sto fatto che vedi sia la mappa, sia come si chiama, la nave nemica e sia la tua. Ma quello loro è UP, cioè... È bello, ma hai visto che tutti i corridoi sono identici quelli là in episodio 1 e in episodio 3. Là si metteva la torretta del droide che era la fine, cioè tu non... No, mi si è chiuso il gioco di nuovo, ma stavolta si è chiuso. Si è chiuso il gioco. È un problema allora forse tuo, c'è cioè qualche problema di linea. No, se si chiude il gioco non c'entra la linea. Cioè non ti dice anche a me prima che ho lasciato a casa. No, mi ha trovato il desktop. Così, in un attimo. Sì, anche a me, cioè in un attimo no, in realtà mi è tipo prima mi si è bloccato e potevo girare la visuale intorno al personaggio fermo. Dobbiamo correre subito. No, vabbè, ma perché ci sta un sit della A me la mamma mi si trova dal desktop. Ah, avete visto che nelle cannoniere ci sono i cloni, finalmente i piloti. Forse li hanno introdotti finalmente. Sì, guarda, siamo tutti. No, dobbiamo entrare lì, dobbiamo cercare di entrare. Magari aspetta. Vabbè, cosa va? C'è tipo. C'è un certo Darth Maul che non ci fa entrare lì. Vedete, siamo entrati, vedi, 50 più 4, solo 4 sono entrati. No, adesso abbiamo... Quindi siamo 54 membri. Mi invitate al gruppo? No, è tosto, non ce la facciamo entrare. Questo ci porta un po' di problemi. Ricordate che abbiamo la l'altra. Non dobbiamo salire in realtà. Ah no, vero, noi dobbiamo salire perché abbiamo. Ah, però bella l'animazione. Mi piace questo fatto delle animazioni dei cinematic durante le i cambi scena, no? Però mi dà fastidio che si deve sempre ritornare indietro, avanti indietro, avanti indietro. L'unica pecca è questa. Ma su questa nave qua in realtà non giochiamo. Guarda quanto è bello. Sbaglio. C'è un... Cosa? Non lo so. Non ti si sente.
No, io non ho detto niente. No, Rick, hai parlato, ma... Madonna, come sto sparando a rate. No, no, via, via, via. Invitata nel gruppo. Mi dice sono già in coda per questa partita, però non mi vedo in coda. Qualcuno che lo invita, perché io mo non posso fare voi nulla. Sono leggermente impegnato. Farete livello 3, ebbene. Infiltrato livello 3. Sì, però devono capire di settare le loro abilità, perché le carte saranno soggettive. Che vuol dire le carte saranno soggettive? È perché l'arc ha tutte abilità diverse rispetto al... quasi diversi rispetto al droide. Facci caso, l'unica cosa che hanno in comune è la granata, possiamo dire. Chi sta laggando? Io, loro? No, tu non stai laggando. Delta e Riccardo, non capisco niente di quello che dicono. Si blocca la voce ogni due secondi. No, ogni tanto lagga un po' a tutti, che vedo anche gente che si lagga. Secondo me i server sono strapieni proprio in generale. No, ma sta parlando di Discord adesso. Ah? Guarda, mi si abbassa il gioco, perché mi si abbassa il gioco? Si abbassa e fallo rialzare, no? Oddio, è uscito. Ho visto un droide così all'improvviso, mi sono spaventato. Bypass è riuscito. Ah, oddio, c'è un bypass, c'è un riuscito, un altro IB. Stranamente siamo riusciti ad arrivare alla seconda fase, quindi più avanti. Ah, ecco, quelli erano quegli altri IB che diceva il Tom. Torno subito. Non li ho presi. No, ma perché tutti di là? Non lo so, io sto seguendo il gruppo, perché io non lo so. Sì, ma qua siamo in tre, che cazzo vogliamo fare? Ah, voi siete dall'altra parte, ah, ora ho capito cosa. No, ma non spinge. Aspettate che devo mettermi. Nascosto. Eccomi qua. Sono morto. Aia, dietro. No, sto di... bloccato. Cioè, ero lì davanti alla porta a fermare una quantità di colpi di blaster indecente, uno che facesse un passo avanti, no? Avevo pure dato vita almeno a 6 persone. Io ero lì col Wookie, ma non c'era un cazzo di ufficiale, posso lanciare un implosore termico ogni quarto d'ora. Ma tu non sei da prima linea col Wookie, devi star dietro, cioè non troppo, ma comunque lì. Sono quelli con magari avanguardie, cecchini, cose. Ma guarda. Guarda, come cazzo si fa a prendere questo obiettivo? Cioè... Io non ho capito. Cioè, ci vuole una tecnica strana. Se ci sono due droidi comando davanti nel corridoio, come cazzo fai a passare, per esempio? Secondo me dovevano mettere che quando sparavi con un solo tasto, anche con l'arco. Eccomi qua, siamo supremazia, mannaggia a me. Supplementari, scusatemi. Ecco qua, rientriamo. Eh sì, però. Comunque... appena finisce questo, i supplementari se ne vanno, quindi bisogna andare a prendere l'altro. Sì, purtroppo sì. Ma è corretto che effettivamente... quando si ritorna indietro si può distruggere
Bella, bel cazzotto, ti ho visto. Riccardo, scappa. Sono dietro di te. Se vogliamo, la cosa positiva è che... Oh, hanno attivato l'altro, veramente. Ottimo, ottimo. Ma che figata. Sì. Io sto correndo di là. Perché ti sei buttato? Ah, ok. Arrivo, arrivo. Sono dietro di te. La cosa bella, quantomeno... Mi invitate nel gruppo? Un attimo. Siamo messi molto bella. Che è successo? Qualcuno sta sparando, non vedo. Dobbiamo spostarci da questa zona, se non no, no, no. Cazzo, il buco. Resta vivo, che spawn su di te. Lo stanno disattivando. Beh, vedi, devi proprio andare lì e disattivarlo. Perché sta ancora andando? Cioè vuol dire che, ecco, il primo che muore finisce. Ma perché? Perché siamo la Disney e dobbiamo essere politicamente corretti. Droidi li possiamo sparare male, i cloni no. La cosa divertente, ragazzi, è che sto facendo pure il caffè nel frattempo. Sto facendo pure il caffè nel frattempo. Il caffè? Sì, sì, mio padre mi ha chiamato, fai, puoi farmi il caffè? Ok, mentre stavo giocando, mo che abbiamo perso un attimo. E poi andiamoci e riparti come prima. Sì. Sì. Mi invitate nel gruppo? No. Ah, ma qualcuno che lo invita a Christmas? Io non ce l'ho Christmas. Qualcuno che lo fa. Invitalo, fatti tra gli amici. Ma io mi sono impegnato qua a fare il caffè, a giocare, a picchiare droghe. Quindi. Ma che tutto ciò? Fatemi vedere quanto. Va a mettere. Ciao. Ok, se riesci a prendere il ritmo con lo sparo dell'arc è veramente forte. Bravo. Ma Christmas è nel gruppo comunque, in tutto ciò. Sì, sono stato lì. Ma lo sto notando. Qualcuno mi ci sta sparando. Stavo puntando col cannone a Ioni, il carro mi è comparso Grievous. Sì, stare. Sì, ho visto tutto, madonna che brutta cosa. 30 di vita. Bomba. Bella. Vai, smitraglia. Per miracolo, è arrivato Chris Lee, ma si è ucciso tutti, non è un miracolo. Non lo dire, so si vanta. No, ma è un ninja quello, non è un droide. No, ma quello infatti è per... Ma se tu lo usi contro... Io l'ho usato contro Obi-Wan Kenobi, il droide commando. Oh, l'ha buttato per aria. E poi l'ho sparato a raffica. Io stavo per ucciderlo, è rimasto poco di vita. So che mi hanno buttato con l'onda d'urto. Vai, CT-1710, combatti. Vai, e muore male, tanto è un NPC. Ah, però guarda che è una vergogna se viene ammazzato un NPC qua, eh. Cioè, la tristezza. Se ti fa culo, vabbè, se ti fa il culo un NPC è la barzelletta. Ho però sono più aggressivi, non so se avete notato, corrono e sparano, schivano. Strano, eh. Secondo me gli hanno messo l'intelligenza artificiale un po' più veloce. Esatto. Arrivato droidi, sono tutti NPC, tu lancia granate e uccidi tutti. A pompa. Dio, quello sta là in fondo, perché pensavo fosse fuori dalla mappa là. No, là puoi arrivare. Ma vedi che abbiamo cambiato la posizione. Noi eravamo dall'altra parte prima con noi. C'è di nuovo Grievous. Dove? Da me. Buona fortuna. E là. Ho visto poco che mi sta sparando. Vi copro io. Andate dritti. Sì, allora se riesci ad ingranare il ritmo. Gatling. Ma di che quale ritmo stai parlando? Dell'arco? Che se spari sì. bene. Mamma, veramente bella. Volevate conquistare la base, eh? C'è un altro che sta arrivando, un droid da qualche parte sta arrivando. arrivato. Grazie, Iroda. Allora, vediamo un po'. Però stiamo facendo leggermente il culetto a
al ti baccalà, eh. Dai ragazzi, mi unisco a voi con uno speeder. Ditemi dove sono i droidi e non testa. Chi è la distanza? Colpo. Però se ti vuoi girare mi fai restituire. Guardalo sto droide, è pure un NPC e non muore, oh non muore. Sono un po' dei bastardi, eccomi qua. Raga, hanno messo la prima persona sui combattenti. Puoi vedere le mani pelose del Wookie. Ecco, sono rimasto. Perché sull'Ark e l'altro no? Ok. Comunque dai, Tom riesce, sa usare bene l'Ark. Macchina. Cioè, è un Sith. È stato allenato direttamente da un Sith. Ma chi è? L'idea è quella. Chi un Sith? Mi sono perso. Il droide comando. No, è carino e coccoloso. Ti affetta benissimo. Infatti con tanto affetto ti fa molto male. Allora. Droide comando. Droide comando. Mo siamo diventati pericolosi i droidi comando, sono le nuove minacce. Però meglio che hanno messo loro che i super, che i droideca, cioè i droideca lo sparavi, quello ti dita il no. 350 di vita. Chi? Tu? Complimenti. Io sono 14esimo posto, quello che hanno fatto più punti è il 50.000 punti, madonna. E che cos'è? Otteniamo rimporti, va bene. Ah però ci stanno. Dobbiamo cercare di sconfiggerli. Vabbè, Dooku col pigiama qua. Dai, allora questi eroi sono sempre occupati. Dov'è? Volevo vedere dove era sto sparata. Eccola! Super droid. Super droid della battaglia di Mike. Dai, sono in compagnia con due bravi Ark che stanno facendo una brutta fine. Non farti menare da un NPC però, scusami. Oddio, si è bloccato il missile davanti a me. Tantissimi. Ok, l'ho catturato il posto di comando. Esatto, specifichiamo, infame. No, non lo voglio usare. Ha un culo. Personaggio un attimo. Però dai, stavo per usare il clone arco, siete pazzi. Ciubacchio, dai, usiamo Ciubacchio. No, ma qua ci sono tipo quei cosi che... Quei tipi di cose? Dai, c'è Calimari. Ma questo non è Ciubacchio. Perché mi diceva Ciubecca ma è un Wookiee normalissimo? Bug, si chiamano bug. A parte che esatto, qua Ciubecca non ci deve essere. Ragazzi, dobbiamo andare nel veicoli. Mostra per mi sa che hanno sbagliato qualcosa. Tu dici? Dimmi qualcosa che non hanno mai sbagliato. Stanno... Sì, però non mi bloccai proprio ora. Vabbè, ho detto di non mi bloccai proprio ora e si tagga proprio quando prendo il veicolo. Si bugga, si lagga. E dai, non ci credo. Vedo tutto. Tu che combatti però. No. E io quando posso entrare, ora niente, non posso entrare. Oh, più mamma 14, mia, buono. Ho distrutto un carro da solo col soldato jet girandogli attorno. Complimenti. Vabbè, però non mi dovete laggare. Guarda, io a volte non ho laggato per tutti in questi giorni, laggo proprio con Battlefront 2, cioè spiegatemi il perché. Quanto mi vuoi bene? Arriva! Oh, più 20, abbiamo fatto il massimo. Bene, abbiamo fatto. Oh, Dooku si è imbarcato sulla nostra cannoniera. Non vale. Solo sono io non bordo. Sono imbarcato. Com'è? Guarda che la cannoniera è vuota. Sì, è tecnicamente ancora vuota. Ecco. Cos.
Oddio, cosa ho visto? Madonna, quanto è bella questa inquadratura della nave con tutti i cannoni. Cioè, con quella nave basterebbe girarsi su un fianco e sparare a terra. Esatto. Non gli servirebbe molto. Altro, basta ti giri su un fianco, popom, fine della partita. Ok, dai, possiamo fare un attimo. No! No! Che è successo? No, aspetta. Ah, okay. All'inizio non ti fa spawnare sull'amico, devi fare predefinito. Sì. Però mette ansia perché rimani fermo e hai paura che effettivamente sei rimasto su B, quindi è sarebbe corretto, fighissimo infatti. Andare con Anakin e Obi-Wan vicini e tutti gli altri eroi vicini, sembra proprio un episodio di The Clone Wars. Sì, è vero, corriamo, guarda, siamo tutti arc, beh, quasi, siamo, però è fantastico, no, lo ammetto, dai, dobbiamo farcela. Vabbè, perché ho visto... Corri. No, ma cosa? Vedo cosa. Bella, vai, bella, tutti con la vita. Dovete aiutarmi sul supporto aereo. No, chi ti ha visto? Dannazione. No, mi sto divertendo comunque, lo ammetto. Però è lungo, è una partita lunghissima. Quella, l'unica pecca è questa, troppo lungo. Dietro. Se non ho fatto caso, se il secondo punto è partito da zero, sì. O dal punto in cui la è vero, non so se la vediamo, no, è vero. Troppi nemici, dobbiamo stare attenti, raga. Dobbiamo cercare di fare il B, dai. E io ce arrivo. Pam. Aiutatemi. No, lag. Io ho detto di aiutarmi, ero da solo. Vabbè, pazienza, non è facile. Ho fatto talmente rapidi quei punti che posso usare chiunque adesso. Però giustamente Vai che ricaricate le abilità. Così voglio, ricaricanti. Occhio Maul. Maul è una rottura di scatola, attenzione. Ma riusciamo a prendere il pigeon prima o poi? Ce la facciamo? LOL. Se ce la facciamo abbiamo fatto. Cioè non provi, non so se più si va ancora più. Madonna mia, che scena epica! No, la seconda volta che ci saliamo, quindi sì, non dovremmo aver vinto. Sì. Va all'ugolamento la partita. Dai, dimmi che gli ho colpo. Che danni! Ecco, guarda, sembra proprio una cosa da The Clone Wars, effettivamente, aria topi, Anakin, non so se l'avete visto, che cosa ha fatto. Ma uno è Yoda, vabbè, grazie, ora si capisco perché è tutto epico. Io sono Yoda. Appunto, ecco che ho detto così, epico. Madonna mia, che cos'è? Ma cosa abbiamo fatto? Bellissimo, no, vabbè, ma like da posto, proprio. Beh, comunque potrebbero mettere anche solo una modalità conquista delle singole navi, se le hanno fatte così. Metà squadra con 250 di vita in più abbiamo vinto. Senza possibilità d'appello, proprio. Mamma mia, cazzo. No, vittoria! Finalmente è finita sta partita, ma è stata tosta. Che bellissimo, vedete com'è? Wow, ma cos'è? Bellissimo. Figata. No, sei, vabbè, bello. Mo' questa è la bella partita. Questa è la modalità nuova, che figo. Guarda quanti sì, punti. Sì, è una partita che va proprio all'ugoramento. Cioè tu devi insistere finché non riesci a spaccare tutta la nave. È un po' tosta. Però sono veramente lunghe. Beh, però se facessero anche con due singole navi, cioè prima fai una, poi fai l'altra. Però guarda quanti punti, guarda. No, ma non è quello, da ficcare anche, anche bene tutta così com'è, raga. Solo che dovrebbero ridurre i tempi per fare gli obiettivi. Sì. Cioè tu riduci anche di un tre quarti i tempi per fare gli obiettivi. Ma scusami, perché non c'è Sidious? Perché Sidious non c'era. Ragazzi, perché Chewbacca sì. Ma infatti Chewbacca. Poi ragazzi, io invece stacco. Nice. Va bene.
Ciao. Devo staccare. Non lo so perché c'era scritto Chewbacca, però era il Wookiee normale. Stacco dal gruppo e stacco poi da Discord. Che è stata una bella partita. Mi è piaciuto, lo confesso. Intanto vi saluto, ragazzi. Ci sentiamo. Ciao. A stasera se ci siete. Ciao. Allora, ragazzi, aspetta, ho staccato. Sì, perfetto, togliamolo proprio. Allora, avete visto finalmente la modalità di Battlefront 2? È stata abbastanza particolare, credo che l'avete capita la dinamica. Conquistiamo la base inizialmente. Dopodiché che succede? Succede che dopo aver conquistato le basi sotto, comunque facendo un tot di kill, si arriva alla nave avversaria, ok? E la nave avversaria cosa consiste? Consiste di distruggerla all'interno. E purtroppo succede due turni, o a volte anche più di qualche turno extra. E beh, avete visto che alla fin fine la Repubblica ha vinto. Rimarrà male un mio amico che lui adora la fase 1, che è questa. Però, a parte l'Arc Troop, che mo lo esaminiamo un attimo, e anche il droide comando, abbiamo visto le abilità dei clone arc. Non abbiamo visto purtroppo il droide comando, ma come avete visto le partite sono lunghe di questa nuova modalità, e si deve distruggere a base la nave nemica. Ci siamo riusciti. Andiamo sulla personalizzazione qua. Ah, due carte finalmente ho sbloccato. Quindi tempo di ricarica, riduzione di tempo, giustamente sblocchiamo questa. E ovviamente potenzio pure questa di ricarica. Avete visto come è particolare questo disgraziato? Praticamente spara col tasto destro e il tasto sinistro del mouse. È pesante sta cosa. E colpisce col cerchietto al centro. È qualcosa di inquietante. Esaminiamolo anche bene il modello. Eccolo qua finalmente l'Arc Trooper. Ma lo vediamo in maniera più tranquilla. È bello, dai. Coso da fase 1, testa fase 2 e il resto, beh, armatura che è rinforzato, se avete visto, vedete, è rinforzato qua torace e ovviamente braccia. Le spalliere sono completamente diverse da versioni di sarebbe, e poi il modello delle spalliere sarebbe questo in teoria, però giustamente questo è a film e questo è a The Clone Wars. Mo vediamo un attimo il droid comando, eccolo qua, esaminiamolo, eccolo qui, è figo, non abbiamo visto come combatte, però che cosa succede? La connessione fa schifo, vabbè, pazienza, sono offline, tanto abbiamo fatto già la partita. Ma non è malvagio, dai, sono contento, abbiamo fatto una bella partita con amici, spero che si sentano i miei amici. Se non si sentono, vabbè, mi sentirete parlare da solo, purtroppo, in maniera accidentale, così. Vabbè, ovviamente clone a prescindere. Allora, mo dobbiamo vedere se i veicoli, in questo caso, certi veicoli, se sono stati aggiornati anche esteticamente, in maniera estetica. Vedi, questo è diverso, quindi certi veicoli sono rimasti con quel colore standard. Quindi anche lo speeder dovrebbe essere uguale, è rimasto tale e quale. Dove sta? Non questo, non questo, non questo, non questo. Oh, dove sta? Eccolo. Allora, no, a quanto pare solo in quella modalità, sia questo, lo speeder dei droidi e la AT, quindi il veicolo, il carro insomma dei droidi, ha quella particolarità di colore diverso. Sono curioso che prossimamente in una modalità assalto se ci sta anche l'infiltrato, questo modello qui nuovo. Lo studieremo con calma prossima volta, già questo video credo che è durato abbastanza. Quindi credo che qui vi saluto, qui Delta 28 con l'Art Trooper, e ovviamente vi lascio col mio ufficiale, figo. E al prossimo video, credo che è durato anche abbastanza sto video, ma avete visto finalmente la modalità di gioco di come funziona.
L'unica pecca, a mio avviso, è il fatto che i cloni a Geonosis sono fase 2, quelli bianchi, di supporto NPC, vabbè, però lo dicono, so che sono venuti di nuovo, quindi periodo storico della guerra dei cloni è corretto, e la dinamica che effettivamente è molto lungo. Va bene, qui del 38, passo e chiude. Perché questa testa è così, quanto sei brutto? No, vabbè, meglio metterti qua, scusami. Mi piace di più. Ok, qui del 38 passo e chiudo. Alla prossima. Bella ragazzi.